Ci siamo. Ci sono i candidati sindaci, le liste e un mini esercito di candidati consiglieri. Ci aspetta un mese di maggio che, oltre al bel tempo, alla festa della mamma, alle ciliegie, ci porterà anche una vibrante campagna elettorale. I candidati consiglieri sono 278, a dire il vero, meno rispetto agli anni scorsi. Quasi tutti ci diranno che vogliono andare a sedere sui banchi del Consiglio Comunale per il bene della nostra città. Noi ce lo ricorderemo e non suoni come una minaccia, bensì un augurio. Io interrompo per poco più di un mese questo appuntamento settimanale. Ci rivedremo quando il Termoli avrà il nuovo sindaco e con lui o lei anche il nuovo Consiglio Comunale e gli assessori. Siamo ai saluti quindi, prima però un augurio, quello di poter vivere una campagna elettorale civile, con buoni contenuti e senza commenti denigratori sui social. Ma un saluto particolare lo voglio rivolgere a quei 3 o 4 candidati consiglieri che ci saranno anche stavolta, che prenderanno 0 voti, della serie neanche io mi voto perché non vado a votare. Non te la prendere. Sappiamo che qualcuno ti ha trascinato dentro per riempire la lista, ma se non ti voti neanche tu, perché dovrebbe farlo qualcun altro?